che tornano in zona arancione da lunedì. Per Carlone uno schiaffo ai marchigiani, un accanimento burocratico con pesanti ripercussioni sull'economia. Maturità bocciata dagli studenti, scatta lo sciopero nazionale. Oggi molti alunni a casa e davanti ai plessi l'8 febbraio scenderanno anche in piazza 20 settembre a Fano. Da oggi i vandali hanno vita più dura, installate 4 telecamere nel sottopasso di Viale Cairoli al Lido di Fano. L'arrivo delle chiatte dall'avvio ai lavori per le scogliere di Meta Auriglia, l'intervento durerà circa un anno a difesa della costa e della ferrovia. Dal carnevale a giugno con le scuole al Festival della Fortuna anticipato a luglio fino al Brudetto Fest confermato a settembre per via delle restrizioni anticontagio presentata a Fano l'anteprima eventi 2022. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Le Marche sono l'unica regione d'Italia a tingersi d'arancione dal lunedì prossimo 7 febbraio. Decisivi per il cambio colore il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica registrati la scorsa settimana. Come ipotizzato ieri sera, ha affermato il governatore Francesco Acquaroli, è arrivata la comunicazione del ministro Speranza. La regione non ha alcun potere di intervento rispetto a questa misura che, anche se prevedibile da oltre un mese, ritengo ormai essere superata rispetto alla fase attuale della pandemia. Quello che cambia in zona arancione riguarda soprattutto chi non è in possesso del Green Pass. Queste persone non possono uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi, l'ingresso nei centri commerciali è consentito solo a chi ha il Super Green Pass. Fanno eccezione gli alimentari, edicole, farmacie, tabaccherie e librerie. Il pass rafforzato sarà indispensabile anche per seguire i corsi di formazione in presenza e per accedere agli impianti delle piste da sci. Il provvedimento del governo ha mandato su tutte le furie il vicepresidente della Regione Marche Mirko Carloni, che lo reputa uno schiaffo ai marchigiani, mentre ha detto il resto del mondo allenta le restrizioni. In un video pubblicato su Facebook, Carloni parla dell'impatto sull'economia e chiede il superamento del sistema colori. Anche come rappresentante della conferenza delle regioni per le attività produttive, sono molto preoccupato per la situazione economica, perché il passaggio in arancione di per sé, se è vero che non cambia nulla, però genera una sensazione di paura e questo, come sempre avviene, impatta nei consumi, impatta nelle attività economiche che sono già disperate. E questa cosa onestamente io la considero sbagliata, profondamente sbagliata, lo voglio dire, perché ritengo che come hanno giustamente proposto tutti i governatori al governo, in modo particolare al ministro Speranza, il momento della normalizzazione non si concilia più con questa fase delle fasce di colore. Dobbiamo definitivamente, ripeto, è stato proposto dalla conferenza delle regioni, lo ribadisco, superare definitivamente il sistema dei colori delle zone di rischio, fare una revisione anche sulla sorveglianza sanitaria, distinguendo tra le persone sintomatiche e quelle asintomatiche, e soprattutto anche l'isolamento dei lavoratori va gestito in un'altra maniera in questa fase, così come la sorveglianza nelle scuole, dove si può mettere in quarantena una classe se ci sono delle persone sintomatiche. Questo è un accanimento burocratico che i marchigiani non si meritano e soprattutto lo dico perché ricevo come rappresentante delle attività produttive nella conferenza delle regioni una preoccupazione molto forte dalle imprese, una preoccupazione molto forte dalle rappresentanze dei sindacati delle imprese che mi chiamano, perché se da un lato, ripeto, non cambierà nulla la zona arancione, ma certamente passerà un messaggio negativo alla luce dei sacrifici fatti. Oggi il mondo economico e le attività produttive di questa regione subiscono ingiustamente un danno da una scelta che è da cambiare. È stato proposto questo ufficialmente, io lo ribadisco, perché credo che sia uno schiaffo che il governo dà ad una regione che non si merita di tornare in zona arancione in una fase in cui in tutto il resto del mondo si va verso una normalizzazione e una semplificazione. E passiamo agli esami di Stato che, come annunciato invece dal Ministro dell'Istruzione, torneranno alla normalità con 3 prove in presenza. Gli studenti però non ci stanno e per oggi hanno indetto uno sciopero nazionale al quale hanno aderito tanti ragazzi degli istituti fanesi.
sta facendo discutere la decisione del governo di far tornare gli esami di Stato come prima della pandemia. Agli studenti infatti non piace il nuovo formato della maturità, così come annunciato dal ministro Bianchi, e che prevede a partire dal 22 giugno due scritti, tema e prova d'indirizzo più orale, tutto in presenza. È scattata quindi una mattinata di mobilitazione a livello nazionale per convincere gli organi preposti a fare marcia indietro, iniziativa alla quale hanno aderito decine di studenti delle scuole fanesi. Dopo mesi di affermazioni vaghe, ha spiegato il rappresentante del liceo scientifico Torelli, Marco Gliaschera, ci siamo ritrovati in modo totalmente inaspettato uno stravolgimento dell'esame, come se due anni, quasi tre, di didattica a distanza fossero totalmente scomparsi, totalmente ignorati. Noi rappresentanti dell'Istituto di Fano ci siamo riuniti per seguire lo sciopero che è stato indetto nelle varie città d'Italia, in particolare nelle varie città delle Marche. Questo sciopero è nato non per attaccare direttamente la seconda prova, ma per attaccare tutto ciò che è stato fatto prima, quindi manifestare per tutto il periodo di DAD, tutti i periodi di incertezza e di difficoltà che abbiamo subito, e diciamo che la seconda prova è stata effettivamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Voi avete subito la DAD per circa tre anni, per il triennio? Per tutto il triennio, infatti noi quinte di quest'anno siamo state le classi che hanno subito più la DAD, abbiamo avuto tutto il primo triennio che è stato diciamo il periodo più difficile perché era una cosa totalmente nuova, la scuola per via computer era molto difficile. Poi siamo stati, finito l'anno scolastico, siamo stati subito rimandati a scuola, diciamo un po' 50%, un po' 70%, quindi non era, anche lì non si può parlare di un ritorno alla normalità. E noi in particolare, classe mia, è stata una classe campione che ha vissuto un mese in presenza, ma l'ultimo mese, ma parlando del complesso di tutto il Torelli, e in particolare che è la mia scuola, e in particolare di tutti gli altri poli di Fano, non c'è mai stata una vera classe che è sempre stata in presenza e quindi non si può mai parlare di normalità. Con questo esame si parla tanto di noi, ha poi aggiunto Marco, ma gli alunni non sono mai stati davvero interpellati. L'esame, quasi come l'originale, è la prova di una mancanza di consapevolezza di ciò che succede nelle scuole, di come gli alunni si sentono. Dalla DAD, ha raccontato, sono drasticamente aumentati i problemi legati ad ansia e panico. Invece si parla solo di rimandarci in classe con modalità sempre diverse. Abbiamo vissuto in balia dell'incertezza, ha dichiarato, chiusi nelle nostre stanze davanti a uno schermo, privi delle normali esercitazioni e del normale confronto. Preferite ad esempio un maxi orale? Noi preferiamo un maxi orale, sì, perché riteniamo che questa didattica a distanza ha punito noi come ha punito tutti gli altri. E quindi se all'interno della scuola non c'è nulla di normale, non è possibile davvero ritornare a una normalità, e quindi come sono stati penalizzati i ragazzi degli anni precedenti, lo siamo stati anche noi e siamo sulla stessa barca. Diciamo. In quanti hanno aderito oggi allo sciopero? Allora, allo sciopero hanno aderito in particolare tutte le classi quinte, alla maggior parte delle classi quinte, adesso cito qualche scuola, il Torelli di Fano, il Nolfi Apolloni, il Battisti, e allo sciopero, ovvero non andare a scuola oggi. Poi abbiamo parlato anche di una manifestazione che si svolgerà più avanti, il 10 di febbraio, dove abbiamo diciamo stimato all'incirca 300-350 persone. E scenderete in piazza? Sì, scenderemo in piazza 20 settembre, abbiamo già detto il 10 di febbraio, e in particolare anche oggi sì, c'è lo sciopero, molti sono stati a casa, però alcuni hanno deciso di presentarsi davanti alle scuole per comunque farsi sentire, farsi vedere e non rendere comunque vano questa assenza da scuola e dare comunque un segno, un significato. E nel pomeriggio gli studenti ci hanno fatto sapere che l'iniziativa prevista in piazza 20 settembre è stata anticipata a martedì 8 febbraio. Andiamo avanti con la cronaca. Un'auto, una Mini Cooper, è andata a fuoco questa mattina verso le 8.30 lungo la superstrada Fano Grosseto. I due occupanti che si stavano dirigendo verso l'interno, all'altezza del Fano Center, si sono accorti del fumo e delle fiamme. Il conducente ha subito accostato in una piazzola di sosta. Sono scesi dal mezzo e hanno allertato i pompieri. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi, ma una volta sul posto l'auto era già completamente divorata dalle fiamme. Il rogo è stato spento, ma il veicolo è andato distrutto. Dopo diversi atti vandalici ai danni dei pannelli realizzati dagli studenti dell'Apolloni nel sottopasso di Viale Cairoli a Fano, sono entrate in funzione ben 4 telecamere. La parola fiocco incisa sul cartongesso, installazioni letteralmente distrutte e scritte realizzate con la vernice spray. Da oggi i vandali avranno vita più dura grazie al nuovo sistema di videosorveglianza annunciato mesi fa dall'assessore al decoro Barbara Brunori, attivato oggi nel sottopasso di Viale Cairoli al Lido di Fano.
Un luogo che dalla scorsa estate è diventato più bello e luminoso grazie alle nuove lampade a LED e ai pannelli laterali realizzati dagli studenti del liceo artistico Apolloni. A nulla erano valsi gli appelli a non deturpare il lavoro dei ragazzi. Infatti l'amministrazione comunale aveva deciso di prendere provvedimenti. 4 sono le telecamere collegate con i vigili urbani e installate, 2 nella parte sotterranea e altrettante all'esterno. Una di queste è anche rotante e quindi ha la capacità di approfondire tutti gli spostamenti in tempo reale. Assessore, promessa mantenuta? Assolutamente sì, promessa mantenuta, perché ricordo che lo scorso anno a giugno abbiamo restituito la città a questo luogo che appunto aveva intrapreso un percorso di rigenerazione urbana grazie all'apporto proprio degli studenti, dei giovani studenti del liceo artistico Apolloni. È stata una crescita culturale per la città, non solo per loro che hanno sperimentato la loro professionalità, ma anche proprio per la città che si doveva mettere alla prova. Ahimè, subito dopo sono successi 3 atti vandalici e quindi se all'inizio il mio gesto di fiducia era proprio rivolto, era volutamente, non avevamo installato delle telecamere, successivamente abbiamo provveduto invece a cambiare idea. E quindi a oggi posso dire che l'impianto di videosorveglianza è già operativo, per cui non ci sono più scuse, non ci sono più alibi. Non è molte volte adoperarci di questi strumenti non è una gran cosa, perché ci si appella sempre al senso civico, veramente quello di persona, di quello che è il senso che noi dovremmo avere di rispetto nei confronti degli spazi in cui viviamo. Ma se serve un supporto di questo tipo, noi ci arriviamo ed oggi siamo qui. Torniamo a parlare degli accertamenti tari nel comune di Fano, perché oggi è tornato sull'argomento l'ex presidente provinciale di Federconsumatori Sergio Schiaroli. Da quanto mi risulta, ha scritto in una nota, al di là dell'inaccettabile rapporto con i contribuenti, considerati invece a priori degli evasori, gli errori commessi sono notevoli e vorremmo sapere se Andreani Tributi verrà sanzionata al 50% per ogni errore come applicato ai cittadini. I tempi per le opposizioni sono molto ristretti e nella maggior parte dei casi anche difficili e costosi. Si è confermato che l'azienda richiede una dichiarazione dei tecnici per i conteggi delle metrature. Ciò farebbe venire meno sia i tempi che la convenienza al ricorso. Schiaroli ha sollecitato l'associazione dei consumatori, alla quale aderisce, per attivare quanto prima uno sportello di consultazione con l'ausilio degli avvocati. È auspicabile, ha concluso l'ex presidente, che i politici pensino subito a concedere una dilazione dei termini per poter affrontare le problematiche che riguardano centinaia di casi in un momento di crisi per le famiglie oberate dall'aumento di tutti i prezzi. Ci spostiamo a Metauriglia, dove oggi sono arrivate le chiatte per i lavori delle nuove scogliere. L'intervento durerà circa un anno a difesa della costa e della ferrovia. Sono partiti i lavori a Metauriglia, lavori attesissimi dalla città, dai tantissimi operatori. Le chiatte sono arrivate, ne arriveranno diverse nei prossimi giorni per poter iniziare appunto a creare le basi per le nuove scogliere che dal fiume Metauro verso sud andranno a coprire circa 1 km/300 metri di spiaggia, a protezione anche dell'infrastruttura ferroviaria, per cui il finanziamento è stato concesso alla Comune di Fano sia dalla Regione Marche per la difesa della costa, sia da RFI che contribuisce con 2 milioni e 100 mila euro circa per poter realizzare quest'opera. Le attività che i motopontoni e le chiatte che portano i nuovi scogli dalla Croazia stanno facendo, appunto, creare un po' più a largo rispetto alle scogliere che in parte esistono, delle nuove barriere che sono di lunghezza variabile attorno ai 200 metri, con dei varchi molto ampi, che andranno appunto a utilizzare nuovi scogli che arrivano dalla Croazia, sono circa 100.000 tonnellate, e anche gli scogli che sono già presenti in zona e che sono stati utilizzati in passato ma che non hanno funzionato. Se ci concederanno di lavorare d'estate, riusciremo a finire in 10-12 mesi. Siamo molto contenti di questa attività, di quest'opera, come ho già detto molto attesa, ma che libera e che lascia la possibilità di uno sviluppo turistico ancora più intenso in una zona, Metauriglia, su cui noi abbiamo puntato con diverse opere, operazioni come il proseguo che faremo della pista ciclabile
che sale su da Marotta e che deve arrivare fino a Fano, come ad esempio abbiamo già in mente di spostare la statale 16 e arretrarla più vicino all'autostrada. Quindi per Metauriglia credo che questa sia una risposta molto concreta che finalmente arriva e siamo di questo molto contenti. Si procede velocemente per la riapertura della strada della Gola del Furlo. Con uno sforzo mirato e congiunto siamo addirittura d'arrivo, ha affermato l'assessore alla difesa del suolo Stefano Guzzi. Abbiamo firmato il protocollo d'intesa con la provincia di Pesaro Urbino, il comune di Fermignano, l'Unione Montana Alta Valle del Metauro e l'Enel. L'intervento per la messa in sicurezza della strada e la rimozione del masso pericolante durerà al massimo 4 mesi. Enel Green Power è pronta ad avviare i lavori non appena la provincia avrà raccolto tutti nulla osta a seguito della conferenza dei servizi. Poi, ha concluso Guzzi, la strada tornerà fruibile già da inizio estate e gli esercizi commerciali del Furlo, che è anche un'importante meta turistica, potranno riprendere le loro attività. A Fano oggi è stata presentata l'anteprima degli eventi del 2022. Tra conferme e novità, molte iniziative si svolgeranno in formato ridotto per via dell'incognita sull'evoluzione della pandemia, ampio spazio anche per i mercati e i percorsi esperienziali. Servirà agli operatori del turismo per raccontare e promuovere le iniziative che si svolgeranno dal mese di aprile. L'anteprima eventi 2022 presentato questa mattina dall'assessore Etel Lucarelli alla presenza degli attori protagonisti del nuovo calendario. Una grafica accattivante, ricca di sfumature colorate, accompagna il programma di spettacoli e manifestazioni che si svolgeranno in città. Si parte sabato 30 aprile con il Fano Jazz Network e si prosegue con la Cole Marathon dopo lo stop dal 2020 e con il Gran Gala dell'Olio. Protagonisti del mese di giugno e mercoledì degli artisti e passaggi festival. Il Carnevale di Fano si dividerà in due fine settimana. Il primo coincide con la fine delle scuole, in modo tale da coinvolgere gli studenti nell'evento che anche quest'anno, a causa della pandemia, ha dovuto rinunciare all'edizione invernale. Il secondo weekend invece sarà d'agosto, da sabato 13 a lunedì 15. Luglio poi è già ricco di iniziative, dalla musica alle rievocazioni storiche con il Palio delle Contrade, fino al Festival della Fortuna, anticipato a venerdì 8 e sabato 9, e alla Fano dei Cesari in forma ridotta e senza corsa delle bighe. Tra le conferme di agosto spiccano la Festa del Mare, il Paese dei Balocchi e la Fiera di San Bartolomeo, che cade sempre nelle giornate del 24, 25 e 26, mentre il Brodetto Fest rimane a settembre, come l'anno scorso, per via dell'incognita sull'evoluzione della pandemia. Troppo rischioso organizzarlo già per maggio. Tanti altri gli eventi già inseriti nell'anteprima, che potrà essere consultato sul sito visitfano.info e sulle pagine social correlate. Assessore, ha detto che la città è pronta, qual è l'obiettivo di questa anteprima eventi? Ma uno strumento sia cartaceo, ma saremo pronti anche in tutti i formati digitali a promuovere quelle che sono tutte le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità, quella che è la nostra creatività. Tutto quello che Fano è pronto a fare nella stagione estiva. Lo raccontiamo in un opuscolo eventi, lo diamo in mano agli albergatori, lo diamo in mano a tutti coloro che insomma faranno fiere, oltre che fare promozione noi, ecco, per dire che insomma dopo questo periodo così delicato, insomma già alla fine di gennaio sappiamo raccontare quello che faremo nel periodo estivo e l'opuscolo racconta appunto che ogni weekend sarà pieno di attività che guardano alla letteratura, alla musica, alla creatività, all'enogastronomia, alla cinematografia, insomma a tutte le bellezze che le associazioni culturali cittadine riescono a esprimere. Non solo manifestazioni, ma anche itinerari e tanto altro. Sì, insomma diamo visibilità alla pagina Valli a Scoprire, al progetto che abbiamo fatto con i 15 comuni della Vallata del Metauro e del Cesano, perché lì si trovano le esperienze che un turista può vivere quando arriva nella nostra destinazione e quindi vogliamo promuovere questo, come vogliamo promuovere gli itinerari che faremo, come ad esempio Itineris, che porterà i turisti direttamente dagli hotel o dai campeggi direttamente a vivere l'esperienza nell'entroterra, ma raccontiamo anche i contenitori culturali che saranno pronti ad esprimere i nostri valori, come lo è in primis il Teatro della Fortuna, ma come lo è la Rocca, come lo sono i nostri musei che avranno una programmazione di apertura. Insomma, ecco, ci sembrava importante fin d'oggi dire a tutti, all'Italia, ma sperando che arrivino anche stranieri, insomma, che Fano c'è, Fano è pronta a esprimere il suo carattere.
L'associazione Hauser Filo d'Argento di Fano, che si occupa di aiuto alla persona, in particolare al sostegno di anziani soli e fragili, ieri pomeriggio nel piazzale della parrocchia Gran Madre di Dio, nel quartiere di San Lazzaro, ha presentato un nuovo doblò munito di pedana mobile per il carico di una carrozzella, che è stato donato dalla società Progetti del Cuore. Presenti all'evento alcuni dei 32 sponsor ai quali è stato consegnato un attestato di riconoscimento per aver dato un contributo ed aver reso possibile l'acquisto. Tra gli intervenuti anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha voluto sottolineare l'importanza dell'associazione e ringraziarla per i vari servizi che svolge nel territorio, e il presidente di Hauser Fano, Ivaldo Sebastianelli, il quale ha ribadito quanto questi mezzi siano fondamentali per lo svolgimento dei trasporti sociali che Hauser ogni anno svolge. Presenti, oltre ai responsabili di Progetto del Cuore e il presidente dell'Hauser regionale, anche il vice sindaco di Fano, Cristian Fanesi, e gli assessori Dimitri Tinti e Sara Cucchiarini. Il mezzo è stato poi benedetto dal nuovo parroco della comunità di San Lazzaro, Don Francesco Londei. Del Figlio e dello Spirito Santo. E prima di chiudere vi ricordo che lunedì prossimo, subito dopo il telegiornale Occhio alla Notizia, torna Primo Cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Grazie per aver scelto il nostro canale di informazione che torna domani mattina con Massimo Foghetti e la lettura dei quotidiani. Arrivederci.